diventare il suono della nostra batteria, perfetto, andando a spendere solamente 5 euro, è possibile. Di questo voglio parlarvi nel video di oggi. Il video di oggi è un video molto particolare perché vado a dirvi un po' di trucchetti, un po' di segreti per riuscire a migliorare il suono con niente praticamente. Cosa possiamo comprare con 5 euro? Solo poche cose, ma che servono tantissimo. E oggi andrò a farvi vedere come utilizzare altre cose a caso che usiamo nella vita di tutti i giorni sulla batteria. Il video di oggi vuole essere un video dove vi spiego alcune cose che secondo me vanno usate solo nel momento di bisogno, nel senso solo quando ad esempio siamo live, abbiamo un problema con il suono di un tom, della cassa, del rullante, non lo so, allora possiamo ricorrere a queste cose un po' di fortuna. Altrimenti, raga, ve lo dico già adesso, ve lo dirò anche a fine video, con questo non voglio dirvi che le cose che vi faccio vedere oggi vadano meglio dei prodotti magari fatti apposta per batteria. Ovviamente i prodotti fatti apposta per batteria in generale vi dico già che funzionano meglio, comunque per alcuni versi sono più funzionali perché ovviamente servono a quello. Però comunque vi dico anche che molti batteristi, anche famosi, dopo ve lo dirò, usano questi tipi di tecniche, quindi direi di partire subito. Io vi ricordo solo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di dirmi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questi video un po' particolari, tipo questo con i 5 euro. Vabbè. E poi mi raccomando, andate qui sotto in descrizione perché c'è il link che vi riporta alla live, perché tra pochissimo ci sarà una mia live gratuita per tutti, quindi per chi vuole basta solo iscriversi. Bisogna iscriversi per riuscire ad accedere alla live, perché altrimenti non avete il vostro posto all'interno della live. È una figata perché in live possiamo chattare, potete chiedermi delle cose, vi spiegherò un po' di cose. Comunque c'è tutto scritto qui sotto in descrizione, tranquilli, cliccate il link e poi andate. Noi cominciamo con il primo trucchetto. Primo trucchetto di cui vi voglio parlare, questione cassa. Come potete vedere, gli ho già tolto la pelle risonante perché andrò a mettergli dentro qualcosa. Molte volte mi chiedete cosa devo mettergli dentro la cassa, devo lasciarla vuota, devo mettergli un sacco di roba. Ecco, alcuni batteristi anche famosi, tipo Simon Phillips, tipo dei Wacol, vanno a fare questa cosa. Dov'è? Qui. Vanno a prendere due asciugamani qualsiasi. Io ho comprato questi qua dall'IKEA e quattro di questi vengono 3 euro, tipo una cosa del genere. Poi, ovviamente, più gli asciugamani, più quello che gli mettete dentro alla cassa, più cose gli mettete dentro alla cassa, più il vostro suono sarà stoppato. A me piace avere un suono un pochettino stoppato, ma non troppo, perché mi piace sentire comunque il corpo della cassa. Quindi ho preso questi due asciugamanini, diciamo, abbastanza piccoli. La cosa da fare è arrotolarli in questo modo e andare a posizionare il primo attaccato alla pelle battente in basso, in questo modo qui, e successivamente andarlo a scocciare alla pelle. Io uso questo scotch di carta oppure questo nastro nero qua perché non voglio usare gaffa sul legno, perché non bisogna usare la gaffa sul legno, perché rischia di rovinare. Già io, a forza di mettergli un po' di cose, come potete vedere, ho rovinato un pochettino la cassa dentro, per fortuna non si vede e vabbè, però meno roviniamo, meglio è come al solito. Quindi provate col nastro di carta, se poi non vi basta perché vedete che si stacca, allora mettete questo nastro nero. Andate a mettere il nastro di carta sia alla pelle sia al legno della vostra cassa e cercate di fare aderire il nastro bene a tutte e due le superfici. Questo l'ho messo malissimo, ma non fa niente. In modo tale che quello che gli avete messo, l'asciugamano o qualsiasi cosa, vada a toccare bene la pelle, sia bene a contatto con la pelle. Io per sicurezza vado a mettergliene qualcuno in più anche ai due lati, in modo tale da non aver problemi, perché ovviamente poi nel momento in cui chiudete la cassa diventa un po' più un casino andare a modificare le cose. Come vi ho detto, come potete vedere, ovviamente l'asciugamano, diciamo che gli ho messo, è molto piccolo, però potete mettergli quello che volete. Se andate a vedere ad esempio appunto Wacol o Simon Phillips, loro mettono più o meno una cosa del genere, ma il doppio della lunghezza, che quindi vada a prendere più circonferenza della pelle della cassa. Poi la stessa cosa, questo è un pochettino più difficile, dovremo farla nella pelle risonante. Quindi noi adesso posizioniamo la pelle risonante nella nostra cassa. Adesso dovremo andargli ad infilare tramite il buco della cassa l'altro nostro asciugamano e andare a fare la stessa cosa anche a contatto con
questa pelle risonante. Ovviamente quando andate a fare questa cosa sulla risonante, non ve l'ho detto, ma non vi preoccupate di farlo troppo bene, nel senso, non preoccupatevi che lo scotch sia messo perfettamente dritto, mettetelo un po' come riuscite, tanto se avete una pelle come la mia non si vede, quindi non c'è problema di quello che c'è dentro. Adesso, dopo aver fatto questo, io vado a far sentire la differenza tra la cassa completamente vuota e la cassa un pochettino stoppata in questo modo. La cassa completamente vuota suona così. Mentre la cassa piena, come ho fatto adesso, suona così. Per quanto riguarda il secondo trucchetto, noi abbiamo bisogno di una scatola di fazzoletti, anzi, in realtà, di un solo fazzoletto. Perché praticamente quando noi suoniamo un tom rullante, per adesso rimaniamo tom rullante, poi come potete vedere nei timpani non ci sono ancora le pelli, dopo vi spiego il perché, molto spesso abbiamo il problema delle corde, abbiamo il problema del volume, quindi un fazzoletto, se non abbiamo le apposite gelatine, ci può essere super d'aiuto. Per prima cosa possiamo decidere il grado di damping, cioè il grado di sordinatura. Se noi vogliamo molta sordinatura possiamo utilizzarlo completo, se noi vogliamo un po' meno sordinatura, allora possiamo tagliarlo in due in questo modo. Cosa dobbiamo fare? Semplicemente andarlo ad appoggiare sul tom in una posizione che ovviamente non ci rompa le scatole, prendere anche qua uno dei due nastri. Vi consiglio però comunque di usare il nastro di carta, perché sulle pelli, soprattutto sulle trabbiate, gliene dobbiamo dare qualche striscia in più, però tiene meglio. Quindi fermare bene il nostro fazzoletto, il nostro mezzo fazzoletto, cioè la nostra sordina, e siamo a posto. Non sarà magari troppo bello da vedere, però direi che il suo lavoro lo fa, perché vi faccio sentire con la sordina il suono è questo qua che vi ho appena fatto sentire. Senza sordina cambia abbastanza, e contate che ho usato il dumping ancora basso. Se avessi messo tutto il fazzoletto sarebbe stato molto più secco il suono. Il terzo trucchetto invece riguarda i timpani. I timpani sono sempre un po' un problema per i batteristi. Perché? Perché suonano troppo. Come abbiamo visto prima con il tom ha un po' il problema delle code, ma non tanto quanto i timpani. E il problema è che noi possiamo andare anche a riempire quanto vogliamo la pelle sopra del timpano, ma sì, un pochettino andiamo a togliergli quella coda fastidiosa, ma il problema è che la coda non si toglie andando ad attaccargli cose alla pelle battente. Ma bisogna andare a lavorare sulla pelle risonante. Quindi come facciamo a lavorare sulla pelle risonante? Il modo migliore è comprare del cotone normalissimo, quindi dei batuffoli di cotone, del cotone di qualsiasi tipo. Li vendono di mille forme, mille tipi, va bene qualsiasi, basta sia cotone. Lo aprite bene, non come me, e andate a prenderne un pezzo. Ovviamente la quantità di cotone che andrete a mettere all'interno del vostro timpano dipende da due cose. Per prima cosa dalla grandezza del timpano. In quello da 14 andrò a metterne meno che in quello da 16. E seconda cosa dipende da quanto volete stoppare il suono, quanto volete che la coda sia minore. Io ad esempio in un timpano da 16 ne metto abbastanza in realtà, perché mi piace poter tirare quanto voglio la pelle sopra soprattutto, e non dover pensare troppo alle code, non dover pensare troppo a... cioè è un po' pigrizia in pratica, lo so. Come funziona? Io semplicemente vado a far scendere il cotone nel mio timpano. E in pratica perché succede quella cosa della coda? Perché la coda minore? Perché quando noi andiamo a suonare il timpano le due pelli vibrano. La pelle sotto, che è il problema delle code, la vibrazione della pelle sotto e della pelle risonante è un problema gigantesco per la coda. Quindi il fatto è che nel momento in cui incomincia a vibrare dà il colpo al cotone e lo fa a
salire un pochettino. Quando il cotone va di nuovo ad appoggiarsi sulla pelle e fa un po' di peso, praticamente aiuterà la pelle a fermarsi più velocemente. Quindi è proprio per questo che noi avremo la coda minore, perché la pelle si stopperà prima e stopperà anche il suono prima, ovviamente. Quindi siamo andati a mettere un pezzo di cotone nel 16, adesso andiamo a mettere un pezzo di cotone anche nel timpano da 14, ovviamente un pochettino più piccolo, e direi che possiamo montare le nostre pelli. Quindi ragazzi, il video finisce qua, spero vi sia piaciuto questo video, spero che questi tre trucchetti super economici vi siano piaciuti, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e fatemi sapere anche qualche altro trucchetto che voi utilizzate, super economico deve essere, mi raccomando, i trucchi di oggi devono essere molto molto economici e facili da gestire, attuare. Cose. Detto questo, io direi che la posso finire qua tranquillamente. Spiegatemi anche nei commenti se vi è mai capitato di avere un problema e dovervi arrangiare in qualche modo con quello che avevate. Io questi trucchetti qua li ho sentiti da altri batteristi, ma mi è capitato più volte di doverli utilizzare per riuscire magari a migliorare il suono, perché il fonico fuori anche giustamente magari mi rompeva le scatole, oppure davo fastidio alla band per il troppo volume, eccetera, eccetera. Non lo so, sono tutti esempi che però mi sono capitati. Quindi fatemi sapere cosa è capitato a voi qui sotto nei commenti. Io oltre a questo vi ricordo ancora di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, di andare sul mio sito Instagram e Facebook, di andare sul mio canale Telegram e di cliccare anche qui su YouTube la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che faccio. Ci vediamo al prossimo video, andate anche a vedere tutta la questione live, c'è tutto spiegato qui sotto in descrizione, tranquilli ed è gratuito. Ci vediamo al prossimo video e tra poco in live. Ciao.